ma la ialuronidasi è pericolosa? Eccovi 5 key points. Punto numero 1, che cos'è la ialuronidasi? Beh, di per sé è un enzima che esiste in forma liquida ed è un'arma molto importante per il medico estetico, perché nel momento in cui infiltriamo un filler a base di acido ialuronico, grazie alla ialuronidasi noi possiamo letteralmente sciogliere questo filler e quindi risolvere quelle che possono essere complicanze in seno al filler stesso o anche dei cattivi risultati. Punto numero 2. Molto spesso si vocifera che la ialuronidasi faccia venire lo shock anafilattico. Beh, la ialuronidasi potenzialmente può, al pari di qualsiasi farmaco, ma è un evento rarissimo e quindi naturalmente non possiamo non utilizzare un farmaco soltanto perché raramente potrebbe verificarsi uno shock anafilattico. Bisogna essere pronti per affrontarlo, quindi le infiltrazioni vanno fatte naturalmente sempre all'interno di uno studio medico, una clinica che sia fornita per fronteggiare uno shock anafilattico, ma ragazzi vi posso assicurare che è veramente rarissimo, è più probabile avere un incidente stradale. Punto numero 3, subito dopo l'infiltrazione di ialuronidasi si verifica bruciore e arrossamento, quindi quelli non sono sintomi di shock anafilattico, ma semplicemente dei segni di infiammazione, perché naturalmente la ialuronidasi è un enzima che va a idrolizzare l'acido ialuronico, quindi a scioglierlo tra virgolette, e quindi è normale che induca un processo di infiammazione loco-regionale che si risolve generalmente in 48 ore. Punto numero 4, la ialuronidasi se infiltrata non dà buchi, questa è una leggenda metropolitana che purtroppo si può leggere ancora sul web, ovvero c'è qualcuno che dice che avendo noi dell'acido ialuronico, se infiltriamo ialuronidasi, questa distrugge il nostro acido ialuronico e abbiamo un buco. Allora considerate che noi l'acido ialuronico lo produciamo ogni 24 ore grosso modo e soprattutto che la ialuronidasi va infiltrata all'interno del filler che ci ha dato il problema e diciamo che quasi mai infiltriamo del filler nel derma. Attualmente sono prevalentemente delle infiltrazioni subcutanee, sovraperiostee o via discorrendo, ma seppure lo infiltrassimo nel derma, quindi molto in superficie, buchi non ne avremo. E quinto e non ultimo punto, ricordatevi che l'utilizzo di ialuronidasi è diffusissimo, anche in letteratura scientifica è dimostrato, tant'è che un importantissimo collega canadese che ha un'ampissima esperienza con le complicanze da filler, il suo nome è De Lorenzo, ha descritto ultimamente quello che è un protocollo di infiltrazione di ialuronidasi in seguito a quella che è la cosiddetta impending necrosis, ovvero quando ci rendiamo conto che abbiamo infiltrato all'interno di un vaso sanguigno e questo ci può dare della sofferenza vascolare sulla cute. Il protocollo di De Lorenzo prevede di infiltrare 3 volte il volume di ialuronidasi rispetto a quello che è l'acido ialuronico infiltrato, per almeno 3 volte a distanza di mezz'ora l'una dall'altra. Quindi capite come infiltriamo un enorme volume per avere una risoluzione di un problema. Se ci fosse un'elevata possibilità di sviluppare uno shock anafilattico, state certi che in letteratura scientifica questo protocollo non sarebbe stato pubblicato. Alla prossima!